Oggi è il 20 di aprile 2020. Il 2020 oggi. Guarda il paesaggio, non guarda a me. Ha messo tanta pioggia oggi. Tanta pioggia. Ha fatto due gocce. Due gocce di numero. Niente di che. C'è da ammettere che ieri era pieno di irrorazione chimica. Quindi non potevamo pretendere niente da dalle perturbazioni naturali. Se purtroppo è state bombardate con la chimica, dopo le precipitazioni è minime, se non nulle, purtroppo. Guarda quella pora ornella, non ne pole più da stare dentro casa, puretta. Vorrebbe uscire, vedi, sempre del terrazzo come me. È sempre come me nel terrazzo chi aveva la speranza da scappare, da uscire, da andare via. Io oggi a st'ora andavo giù al mare a farmi una passeggiata. Guarda, va, ornella. Povera ornella. Gli dole pure la schiena. Puretta. C'ha 85 anni, pensa un po', ancora guida la macchina. Ce sa fa, ce sa fa. È una donna che è stata sempre su, È una donna che si è data sempre da fante alla vita. Puretta. Tanti sacrifici. Il marito gli è morto giovane, Franco, il marito. Io l'ho conosciuto, io perché abitavo in quel palazzo lì, apposta. Lei è l'unica vicina di casa che è rimasta lei, se no quell'altri è tutti extracomunitari. Se no lei negli anni 80 c'era, col marito e col figlio. È l'unica vicina di casa che è rimasta sempre lei. In quell'appartamento invece, in quell'altro c'è quei due che ho ripreso ieri, che è rimasti loro. Se no tutto il resto è gente che è provenuti dagli altri paesi, non italiani. Ce ne rimasi pochi italiani, pochi, un bel po'. Per quel palazzo c'è solo Ornella. Tu pensa che Ornella era la compagna di scuola di zia Mimmi, di mia zia. Tu pensa, 85 anni, stand up gli 86. Vedi, è riboccata dentro casa. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Bisogna riboccare sempre dentro casa, perché oggi è po'. Non è che è proprio caldo caldo, se sta bene, se sta bene. Guarda un po' che maglietta che porto oggi. Guarda, dopo tanto tempo. Questo so io, la ricaricatura mia, che tiene la videocamera, vedi? La corona del rosario. Vedi? Dopo chi c'ho? C'ho un bastò. No, una bottiglia. C'ho una bottiglia. Vedi? La Bibbia, il rosario e la videocamera. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Questa era una maglietta de Condocio, stampata da Condocio. Era un negozio di stampa di magliette.
del 2012, 2013, 2012-2013. Manco mi ricordo più io, pensa un po' di quanto tempo è passato. Cosa vuoi fare? Mi spruzzo sto spray nel naso. È inutile a dire sempre quelle, però io dico sempre quelle. Fammelo dire, va? Dico, no, mi sei sempre sta dentro casa. Non se ne pole più, oh, ci avessi una villa, ci avessi la terra intorno casa, potevo pure capire. Però, bocchi dentro, non scappi fuori più, è un buco. Questo spray manda via tutto raffreddore e raffreddore da fieno. L'allergia ti manda via tutto. Questo è uno spray che è eccezionale. Guarda, si chiama Sintarise. Ti toglie tutto questo qui. Però dà un po' fastidio quando nelle vie nasali, dà un po' fastidio una volta che è spruzzato perché picca. Frigge. Solo che fa effetto, deve essere che fa effetto. Adesso mi metto pure questo, il tantume verde, la gola, non si sa mai, oggi roba che più una sfreddata, qui. Tanto sono vecchio, mi devo stare attenti. Ah, mamma mia quanto è buono questo qui, me lo vorrei bere? Me lo vorrei bere, lo so fare. Ecco, mi trovo qui come con l'uomo là, sempre nel terrazzo, con l'uomo là, sta sempre lì a guardare fuori, si gira da tutte le parti a guardare, ogni tanto si fuma una sigaretta, beh, una dietro un'altra, e ogni tanto beve. Cosa vuoi che fa, puretto? Cosa vuoi che fa? Col puraccio. Tanto c'ha un appartamento più piccolo di questo. E poi un terrazzetto piccolo piccolo. Quello è un terrazzetto pure più piccolo di questo. Però vai a guardare, mi sa che i metri quadri è gli stessi, più o meno. Più o meno siamo lì, Sì, più o meno siamo lì. Guarda un po' un cuoricino. Guarda, un cuoricino volante. La vedetta. Se pulisce, guarda lì carino. Le carino, che pettino, che pettino. Che cuoricino. È tanto carino quel cuoricino. È una tortura. Adesso ti dico la poesia che ho imparato alle elementari di San Francesco. San Francesco parlava alle cicale, predicava agli uccelli, e l'albero e l'arbusto erano i suoi fratelli. Le agnelle al suo passare accorrevano liete, le tortore selvagge rendeva mansuete. Ai lupi furiosi donava la dolcezza, tanta virtù gentile aveva nella carezza. Pensa che bella poesia di San Francesco. Basta, riprende il panorama, sempre quello. Io pure sono sempre io, cosa vuoi che pio? Cosa vuoi che ripio? L'unica cosa che ci fa soddisfazione è la Bibbia, è il libro sacro del Padre Eterno. L'ha voluto
e l'ha scritto tramite i suoi testimoni. Vangelo secondo Marco, risurrezione di Gesù, questo va bene. Vangelo secondo Luca, risurrezione di Gesù, e questo va bene. Dopo c'è gli Atti degli Apostoli. Vangelo secondo Giovanni, l'ho letto. Gli Atti degli Apostoli. Rileggio questo qui, va? Oggi la Via Crucis non la faccio perché l'ho finita ieri. Capitolo 1 degli Atti degli Apostoli. Introduzione. Nel mio libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Ultime istruzioni agli apostoli. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Franno molti giorni. Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Ascensione. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi, assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. La novena allo Spirito Santo, che era ieri. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore, dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, e Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e coi fratelli di lui. Elezione di Mattia. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era circa 120, e disse: Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù, ed era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda comprò un pezzo di terra con i proventi del suo delitto e poi, precipitando in avanti, si squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere. La cosa è divenuta così nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel terreno è stato chiamato nella loro lingua Acheldama, cioè campo di sangue. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: La sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto in cielo, uno divenga insieme a noi testimone della sua risurrezione. Ne furono proposti due: Giuseppe, detto Barzabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Allora essi pregarono dicendo:
Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due hai disegnato a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui scelto. Gettarono quindi le sorti su di loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Ecco, capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, discesa dello Spirito Santo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatté gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere ad esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei, osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore, e dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto». Ecco qua. Adesso il versetto 14 del capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, primo discorso di Pietro. Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta, così: «Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele: negli ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito, ed essi profeteranno, farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo, il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». Pensa tu, mi fermo qui oggi, perché ci deve far riflettere questo. E chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quindi il nome del Signore, quale nome è? Gesù. Adesso mi metto il cappuccio, perché fa freschetto, un tel collo, non vorrei più il torcicollo che l'ho preso ieri. Mi è bastata una sudata, un tel collo ieri. Ieri era caldo un bel po', eh. Ieri faceva 26 gradi e oggi fa una ventina di gradi. Quindi è meglio che mi copro. Mi fermo qui, perché almeno riflettiamo su quello che ho letto. E che Gesù mandò lo Spirito Santo sopra gli apostoli. Quindi chiediamo la grazia oggi, ancora una volta, come tutti i giorni, per chiedere a Gesù che ci mandi lo Spirito Santo anche sopra di noi, che ci illumini il nostro cammino di questa vita passeggera, questo passaggio verso la vita vera, per fare del bene, che ci illumini per compiere il bene col Santo Spirito. Allora invochiamo lo Spirito Santo con questa canzone. E adesso mi viene in mente anni 80, è anni 80 questa canzone. Spirito di Dio,
scendi su di noi, Spirito. Prima di me, adesso mi è venuto in mente. Oh, da 20 anni che non la canto più, Di Dio, scendi su di me, fondimi, plasmami, riempimi, usami, Spirito di Dio, scendi su di me. Adesso la stessa cosa dicendo su di noi. Mi fai soffiare il naso un attimo. Spirito di Dio, non c'è bisogno della scuffia, va. Scendi su di noi, Spirito di Dio, scendi su di noi, fondici, plasmaci, riempici, usaci, Spirito di Dio, scendi su di noi. Poi se può dire anche su di lui, su di loro, su di lei. Ah, mi sono svuotato, va. Vedi, adesso ti faccio vedere l'irrorazione chimica, come si vede. Vediamo se la videocamera la mette a fuoco. Vedi tutte quelle ondine lì? Quelle ondine lì? Vedi l'onda? Guarda, l'onda ha tre onde. Vedi quelle tre onde lì? Se riesci a riprendere la videocamera, è geoingegneria, è irrorazione chimica. Vedi? Irrorazione chimica. Tutto chimico l'aria. L'aria, il cielo, tutto chimico. È ovvio che non piove. E mica piove. Ha messo la pioggia, ma mica piove. Siamo in gravi condizioni, Siamo messi male un bel po', guarda. Peggio di quello che pensammo. Te non ti rendi conto, te mi pigli per culo, ma mi prendi in giro, però purtroppo è una realtà. Vedrai che prima o poi ti accorgerai pure te, arriverà pure te il giorno della consapevolezza. Cos'è, arriva solo per me? È arrivato solo per me? Quando fa le ondine, le nuvole, diciamo nuvole, è irrorazione chimica, è tutta chimica spruzzata nei cieli per aria, che ci porta le malattie. Più di quelle che c'è, e più del virus che c'è. Ormai il virus c'è, ce lo tenemo. È un macello. Proprio è un macello. C'è niente da fa'. Guarda che roba, come si vede bene, eh? Si vede bene un bel po'. Cosa vuoi fa'? Ormai siamo mesi cuci male. C'è questa generazione sbandata. Però soprattutto chi è che ci comanda? Chi è che comanda tutta questa irrorazione chimica? Tutte queste ditte, aziende farmaceutiche, i militari, tutta questa gente lì che comandano il mondo verso l'autodistruzione. Per far sì che noi polli d'allevamento, noi contribuenti, stiamo sempre qui a respirarci tutti questi guai nell'aria. Dopo stiamo tutti male. Ieri è morta la moglie del meccanico, il meccanico nostro, il meccanico di fiducia, che con me dà gli api, i motorini. È morta la moglie, di tumore, cancro, che l'ha preso
tramite l'irrorazione chimica, sa. Mica l'ha preso per altri motivi. È l'irrorazione chimica che porta i tumori, eh. Porta l'autismo, porta la celiachia, porta i tumori, porta i cancri, porta tutto. Tutto. Tutte le più brutte malattie. E poi porta soprattutto la siccità, che noi la fa più a piove. Vedi, oggi tanta pioggia, ha messo tanta pioggia. L'icona di una nuvola piena di pioggia, invece non va giù niente. Come si spiega? Mica lo dice nel sante del telegiornale, mica lo dice, c'è la disinformazione. Non te lo dice, manco si piove un colpo a sta gente. Purtroppo, è una realtà brutta un bel po', eh. È brutta tanto, eh. Allora, fammi un po' più a rosario invece. Adesso fammi più a rosario. Cucì mi traio. Prima appelliamoci alla Divina Misericordia. Ieri è stata la Divina Misericordia. Non famo che era solo ieri, famo che è tutti i giorni. Tutti i giorni la Divina Misericordia. Appelliamoci a Lui, alla misericordia di Gesù. Confidiamo in Lui per essere salvati, per essere liberati da tutto questo male che ci incombe su di noi. Oh Gesù, mi confido. Confido in te, mi affido a te e ti affido tutti coloro che mi stanno a guardare in questo video. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ecco, allora affidiamoci alla sua divina misericordia, confidiamo in Lui e chiediamo l'intercessione potente di Mamma Maria, che ci preservi dal male, ci protegga dal male, contro il male e ci liberi da ogni forza occulta che ci perseguita, ci agguanta, ci vuole disperati, ma noi la damo vinta. Affidiamoci alla sua divina misericordia, al suo amore. Gesù ci ha posto in questo paradiso terrestre che è il pianeta Terra per vivere per sempre, mica ci ha posti per morire, mica ci ha posti per avere le malattie, le sofferenze, le disperazioni, mica ci ha posti per star male, ci ha posti per star bene, per essere felici, non ci ha creati per star infelici. Quindi se stiamo infelici è perché l'uomo ha creato l'inquinamento totale al pianeta Terra, e non solo l'inquinamento totale esterno ed interno, ma ha creato interno perché anche del sottosuolo è pieno di discariche sotto il sottosuolo, pure l'acqua purtroppo l'acqua è diventata un bene prezioso perché è quasi tutto inquinato, le falde acquifere, tutto quanto, a parte che non piove più, non la fa più a piove e quindi c'è la mancanza idrica. E è un macello, è tutto inquinato, e non solo l'esterno ed interno, ma soprattutto i cuori ingrati contro Dio, i cuori imbastarditi, i cuori, le menti, i corpi bastardi. E purtroppo è così, lo sai cosa significa bastardo? A non crede ai genitori del cielo. Quando una creatura non crede ai genitori del cielo, si può definire bastardo, perché significa che non crede ai genitori del cielo. E significa soprattutto che non ha i genitori. Eccoci. Allora, stiamo qui per affidarci a Gesù tutti i giorni, confidando in Lui per essere salvati e perdonati. Diciamo il Padre nostro, l'Ave Maria, il Credo Apostolico, iniziamo la coroncina e poi il Santo Rosario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. C'è taluni persone
che mi hanno detto che io sono drogato del rosario. Sono drogato del rosario, ben venga. Sono soddisfatto io a essere drogato del rosario, perché il rosario ci salva, ci protegge, ci motiva, ci riempie di positività e soprattutto di protezione contro il demonio. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Ecco, iniziamo la coroncina dicendo: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità
del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Grazie Gesù, lode e gloria a te. Mi affido a te, confido in te. Ecco, adesso diciamo il Santo Rosario, ma prima le litanie allo Spirito Santo. Queste me dimentico sempre, invece è importanti. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità, confidiamo in te. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità, confidiamo in te. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare, confidiamo in te. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità, confidiamo in te. Misericordia di Dio sublime più dei cieli, confidiamo in te. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie, confidiamo in te. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo, confidiamo in te. Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato, confidiamo in te. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù, confidiamo in te. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori, confidiamo in te. Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia, confidiamo in te. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa, confidiamo in te. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo, confidiamo in te. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza, confidiamo in te. Misericordia di Dio che converte i peccatori induriti, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno, confidiamo in te. Misericordia di Dio meraviglia per gli angeli incomprensibile ai santi, confidiamo in te. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria, confidiamo in te. Misericordia di Dio sorgente d'ogni nostra gioia, confidiamo in te. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza, confidiamo in te. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani, confidiamo in te. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, confidiamo in te. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi, confidiamo in te. Misericordia di Dio amabile conforto di cuori disperati, confidiamo in te.
Misericordia di Dio in cui i cuori riposano, gli spauriti trovano pace. Confidiamo in te. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Confidiamo in te. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso guardiamo un attimo il panorama. Le due torri gemelle, come al solito. Ecco qua. Adesso iniziamo la recitazione del Santo Rosario. Oggi però iniziamo con i misteri della luce. Che giorno è oggi? E mi pare lunedì. Sì, è lunedì. Ieri era domenica. Ormai perdo i giorni, perché la domenica sembra un giorno qualunque, perché non posso andare alla messa, non c'è niente, non c'è pole essere niente, quindi se perdi i giorni. Però oggi è lunedì. Oggi sono i misteri della gioia. Però siccome ieri ho terminato con quelli della luce, oggi faccio la luce, il dolore e la resurrezione dai zombie, dalla morte. Quindi la luce, recitiamo il rosario della luce. Dopo della luce c'è il dolore, quindi il rosario della luce e del dolore. Dopo, oggi pomeriggio, della gloria. Eccolo qua. Invocamo lo Spirito Santo che scenda su di noi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Invocavolo un'altra volta lo Spirito Santo, anche se all'inizio della registrazione l'avevamo invocato con quella canzone un po' moscia, ma adesso invocamolo con proprio l'invocazione. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore di doni, vieni luce di cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nelle acque del fiume Giordano. Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ecco, iniziamo la mitragliata contro l'inferno, mitragliamo al demonio che ci vuole disperati. Ma noi difendiamoci col Santo Rosario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, te voglio dire, continuiamo adesso, però te voglio dire, chiediamo incessantemente quello che ci abbiamo bisogno a Gesù per intercessione di Mamma Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ho detto gloria perché sono nell'asino più grande. Dopo 10 Ave Maria, il gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Io adesso mi copro un po' di più, sta capanna qui, sta tenda. Ecco. Adesso nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi per il mondo intero. Ecco, chiediamo l'intercessione nel nome di Gesù Cristo, di Mamma Maria, che ci allontani da Satana Golga. Gesù, per intercessione di Mamma Maria Immacolata Vergine, allontanaci da Satana Golga. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Allora chiediamo a Gesù pure la grazia di guarirci ogni infermità, ogni nostra infermità. Guariscici, Gesù, liberaci da Satana Golga. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». Allora, noi tutti dobbiamo metterci in testa e nel nostro cuore di ascoltare Gesù, perché Gesù è l'unica nostra salvezza. Invece il demonio è la tristezza, la disperazione e la morte. Ricordiamoci, basta andare dietro al demonio, basta. Basta andare dietro a Satana, Golga. Ci porta la disperazione alla morte eterna dell'anima e del corpo imbastardito. Invece Gesù ci porta nella purezza più totale del paradiso, nella pace, nella gioia indescrivibile per l'eternità senza fine, pensa. Allora chiediamo la grazia a Gesù che ci porti con lui in paradiso quando sarà finita questa vita passeggera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Ecco, siamo giunti al quinto mistero della luce. Contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati». Quindi Gesù si è sacrificato per tutti noi, dando la sua vita per noi, dando la sua vita per te che mi stai a guardare, per me che sto a parlare e per tutte le generazioni passate, presenti e future. In Lui si è assorbito il peccato del mondo. Pensa. In Lui. E non c'è amore più grande di quello da dare la propria vita per gli altri. E Gesù l'ha data questa vita per tutti noi. Quindi siamogli grati una volta per tutte. Affidiamoci a Lui tutti i giorni per trovare la pace, la protezione e la gioia. Perché la gioia non si trova in Satana Golga, non si trova nel demonio. Nel demonio si trova solo la disperazione e la morte. Ma in Gesù si trova la gioia, la pace, la felicità e tutto quello che ci abbiamo bisogno noi per sopravvivere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Ecco, adesso, anziché il Padre nostro, l'Ave Maria e il Gloria al Padre, che lo diciamo dopo alla fine del secondo rosario dei misteri del dolore, adesso
chiedo con questa supplica, anzi chiediamo insieme con questa supplica a Gesù crocifisso che ci allontani da noi questo virus maledetto. E speriamo che si avveri un miracolo, e cioè speriamo che Dio mandi una pioggia torrenziale per purificare tutta l'aria che respiriamo, per purificare tutto, soprattutto la terra, soprattutto l'asfalto, tutto quello che è inquinato, tutto inquinato dappertutto. Quindi speriamo che si avveri questa profezia di questa pioggia torrenziale. Io me lo auguro, però purtroppo su queste cose di solito non si avvera. Queste cose di solito non si avvera niente. Sembra che c'è dei veggenti che dice queste cose qui, però fino adesso non si è avverato niente. Speriamo che si avveri invece, perché la pioggia ci fa bene, farebbe bene, purificherebbe. Chiediamo a Gesù allora questa pioggia torrenziale che purificasse tutto quanto l'ambiente, tutta l'aria e tutte le cose che c'è nell'ambiente. O Gesù, siamo davanti alla tua croce, costruita anche dai nostri peccati, per dirti il nostro sincero grazie per l'immenso amore che ci hai dimostrato. Signore, tu sei la misericordia infinita, la grazia per le nostre anime, la provvidenza per le famiglie, la pace per questo nostro mondo. Ti ringraziamo perché tu sei venuto a cercarci, portandoci l'abbraccio del Padre, perché hai ascoltato l'invocazione dei nostri padri che ti hanno chiesto aiuto e misericordia e ora vivono con te nella casa del Padre. Ti preghiamo, insegnaci la verità che illumina la nostra esistenza, indicaci la via per osservare i comandamenti di Dio, dacci la vita che ci sostiene nel pellegrinaggio verso l'eternità. Con te nella mente e nel cuore sapremo vivere e trasmettere la preziosa eredità della fede alla città che si onora chiamarsi Castello della Fede. Gloria a te, Signore, nostro unico Salvatore, ieri, oggi e per sempre. Amen. Ti chiediamo, Santissimo Crocifisso, di eliminare da noi il virus coronavirus. Eliminaci questo virus, Padre Eterno. È buccato dentro quell'uomo, è andato dentro casa perché c'ha freddo. Io invece sono rimasto qui perché ho la felpa, mi copre, un po' mi copre. Adesso me la metto così a scialpa, mi copre un po' di più. Ecco, adesso meditiamo i misteri del dolore. Nel primo mistero del dolore, l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Gesù pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Dai, mitraiamo all'inferno con il Santo Rosario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave. Oh, è ritornato de fora quell'uomo. Non puoi vedere un attimo. Niente, niente. Proprio due gocce di numero fa, oh. Due gocce di numero. Mannaggia. Io che speravo che oggi più avesse fatto bene come aveva previsto, invece niente, non ci dobbiamo fidare più di niente delle previsioni. Le previsioni meteorologiche proprio non c'è da fidarsi. Pazienza.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Ecco, siamo giunti al secondo mistero del dolore, che si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato disse: «Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?» Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!» E Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano schiaffi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Ecco, nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel quinto ed ultimo mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Ecco, adesso io ho deciso di recitare il terzo rosario, di farlo adesso anziché oggi pomeriggio, perché chi ha tempo non aspetti tempo. Quindi, visto che non ho fatto la Via Crucis, facciamo anche il terzo rosario della gloria, la resurrezione dagli zombie. Quindi Gesù è risorto dagli zombie, è risorto dalla morte, e la morte non ha avuto potere su di lui. Quindi invochiamo Gesù e esaltiamo Gesù e chiediamogli protezione, chiediamogli qualsiasi cosa che ci abbiamo bisogno e il dono dello Spirito Santo, il dono della guarigione e la liberazione. Chiediamo a Gesù il dono da liberarci da questo virus. Con questo rosario ti chiediamo, Gesù, di liberarci da questo virus. Liberaci, Gesù, guariscici, Gesù, proteggici, Gesù. Aumenta in noi la fede, donaci la fede. Su di me devo chiedere da donarmi la fede, perché non ce l'ho, io mica ho la fede. Non ce l'ho la fede, perché se ce l'avevo ero esaudito. Ma chi è che non ha la fede non può essere esaudito. Bisogna che la chiediamo la fede prima di essere esauditi. Io non sono esaudito in niente. Deve essere che non ho la fede, mi manca la fede. Allora Gesù, io ti chiedo la grazia della fede. Ecco, nel primo mistero della gloria, la resurrezione di Gesù dagli zombie. Un angelo del Signore sceso dal cielo si avvicinò, arrotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Ecco, mi traiamo all'inferno, come al solito, con il Santo Rosario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Pensiamo un attimo prima del secondo mistero della gloria. Pensiamo un attimo quanto sarebbe facile proteggerci contro il demonio con il Santo Rosario. Quanto è facile. Ci ha donato Gesù e Maria un'arma potentissima e semplice, un'arma molto semplice. Ci ha donato per proteggerci e per liberarci dal demonio. Liberiamoci allora. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Mentre lo guardavano fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male». Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel terzo mistero
della gloria, contempliamo la Pentecoste. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Quindi chiediamo a Gesù il ristoro e l'illuminazione dello Spirito Santo su di noi, che scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Nel quarto mistero della gloria, della resurrezione dagli zombie, contempliamo l'assunzione di Maria in cielo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso meditiamo il quinto mistero della resurrezione. Guarda un po', non c'è più quell'uomo nel terrazzo. C'ha freddo, è boccato dentro, vedi? Pure io non è che c'ho caldo, eh? Non c'ho caldo per niente. Mi tiro su un tantino questa. Tanto fatto. Adesso un'altra mitragliata contro i spiriti maligni, contro il demonio. Una mitragliata di altri 10 proiettili, 10 pallettoni contro Satana, e poi vado dentro casa pure io. Nel quinto ed ultimo mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima in cielo. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio Trinitario, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orsonunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, Pia, Dolce Vergine Maria. Ecco, adesso diciamo un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre per la protezione del Papa, per le intenzioni della Madonnina e per le nostre richieste. Le nostre richieste richiediamo a Gesù incessantemente. Non ci dobbiamo mai stancare a chiedere a Gesù. Però soprattutto dobbiamo chiedere la fede, perché sennò come fa a esaudirci se non abbiamo fede? Basta un granello di senape di fede, così potremo spostare le montagne. Noi tutti non spostiamo nemmeno un foglio di carta. Te sposti un foglio di carta col pensiero. Io nemmeno un foglio di carta, quindi cosa significa? Non c'ho fede. Chiediamo la fede a Gesù. Chiediamo la fede. Così poi possiamo essere esauditi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Diciamo le litanie. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudicici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Semprevergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio della Santità Divina, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Veri Cristiani, prega per noi.
Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Adesso diciamo una supplica a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro sostegno contro la malvagità e le insidie del diavolo. Noi supplichiamo che Dio glielo comandi. E tu, capo dell'esercito celeste, con la potenza divina caccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per la perdizione delle anime. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme a quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguardatene, preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere e aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e col tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Ecco, adesso, infine, diciamo un'ulteriore supplica a San Michele Arcangelo che ci liberi definitivamente da ogni sorta occulta. Glorioso Principe San Michele, capo e guida degli eserciti celesti, depositario delle anime, debellatore degli spiriti ribelli, nostro condottiero ammirabile, dopo Gesù Cristo, degnati di liberare da ogni male tutti noi che con fiducia ricorriamo a te e concedici con la tua valida protezione di servire ogni giorno fedelmente il nostro Dio. Prega per noi, Arcangelo San Michele, e saremo degni delle promesse di Cristo. Dio onnipotente ed eterno, che con prodigio di bontà e misericordia per la salvezza degli uomini hai eletto a principe della tua Chiesa il glorioso San Michele, concedici, mediante la sua benefica protezione, di essere liberati da tutti i nostri nemici spirituali. Nell'ora della nostra morte non ci molesti l'antico avversario, ma sia il tuo Arcangelo Michele a condurci alla presenza della tua Divina Maestà. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E per intercessione di San Michele Arcangelo, di Mamma Maria, nel nome di Gesù Cristo, la benedizione di Gesù scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ecco, adesso toglio la capannetta. Ecco qua, ti saluto pure oggi e chi è che mi segue mi vedrà anche nel pomeriggio, se Dio vorrà che vivrò, se ancora vivrò
chi è che mi segue mi vedrà in questo pomeriggio, dentro la macchina ovviamente, perché dentro casa non me ne vado a starci più. Anche se ci devo stare per forza, però almeno oggi mi divago dentro la macchina. Ecco, guarda il panorama ancora una volta. E ricordiamoci sempre che tutti i giorni dovremmo recitare il Santo Rosario, tutti i giorni, tutti i santi giorni, per avere la protezione, la motivazione e il patrocinio della Madonnina Gesù e Giuseppe, e in più per, soprattutto per predestinarci al paradiso, in paradiso, perché noi dobbiamo creare le condizioni giuste per meritarci il paradiso fin da questa terra. Quindi per meritarci il paradiso e per avere delle condizioni giuste dobbiamo recitare, iniziare a recitare il Santo Rosario giornaliero tutti i giorni, per acquistare pace, gioia, tranquillità, motivazione e salvezza. Ricordamocelo. E da qui è tutto, te saluto. The end, fine. Thank you.
Thank you.
più meglio.